cosa ben venuti a tutti. Sono Alberto Moro, sono presidente dell'Associazione Giocatori d'Italia, Associazione Culturale, e ho il piacere e l'onore di introdurre il primo incontro, ce ne saranno quattro nel mese di aprile e sabato, e il primo incontro che verrà introdotto da Padre Giuliano Mazzocchi, che è padre Saveriano, cappellano della comunità cattolica di Milano, giapponese, e promotore del dialogo tra il Vangelo e l'Occidente. Quindi dopo una breve presentazione a cura di Padre Mazzocchi, cominceremo con un canto, la lauda, il canto delle creature, che verrà appunto spiegato da Marcello Ghilardi, verrà introdotto da Marcello Ghilardi, che è studioso e profondo conoscitore dell'arte e dell'estetica giapponese e collabora da anni con l'Università di Padova. E mi permetto di dare un giudizio personale straordinario divulgatore di tutto ciò che riguarda l'estetica e l'arte giapponese. Questo sicuramente tutte le persone che lo conoscono possono confermare questa cosa che affermo. Dopo ci sarà la declamazione di Gualtiero Scola, che è attore e regista, che da anni sta promuovendo un suo spettacolo dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. La prima declamazione sarà Laudato si mi Signore, San Francesco d'Assisi, e la seconda sarà Donna del Paradiso di Jacopo Cattolico. Poi ci sarà una testimonianza di Marcello Ghilardi, che è appunto che dalla comunione con la natura, la via religiosa ed estetica dei mistici del Giappone. Dopo questa testimonianza di Marcello Ghilardi, lui stesso introdurrà l'ultima parte dell'incontro, che è dedicato alla poesia giapponese. E in particolare si leggeranno poesie di haiku delle stagioni di Basho, poi la poesia di Ryokan, e termineremo con la poesia di Issa, Il mondo di Rugiada. Anche queste poesie saranno introdotte da Marcello Ghilardi e declamate da Yasuo Asaki, che è un cristiano giapponese, e da Luna Pizza Greco, attrice, regista, coreografa. Al termine delle poesie, della declamazione delle poesie, ci sarà la possibilità naturalmente di fare delle domande su tutto quello che avete ascoltato. Quindi, e poi magari terminerò io presentandovi il prossimo incontro, quello del 13 aprile, che verrà sempre qui con altri ospiti. Per cui a questo punto do la parola a Padre Luciano Mazzocchi, che inizierà ufficialmente questo incontro. Ecco, preferisco parlare in piedi. Io sono un po' il responsabile dell'idea di questi incontri e mi fa molto piacere che molte persone abbiano gradito questa idea, che è diventata realtà grazie alla collaborazione di tanti amici. Io sono il cappellano della comunità giapponese, come sono stato presentato. Domani qua avremo il matrimonio. Non si sente? Allora, così. Sì, domani avremo un matrimonio di una giapponese e di un italiano in questa chiesa,
e poi anche tre battesimi. Contemporaneamente animò il cammino Vangelo e Zen, che ha la sua sede a Desio, in una villa di Desio. Chi fosse interessato potrà trovare anche un volantino all'uscita che presenta gli incontri settimanali di ritiro che la celebriamo. A questa comunità sarà dedicata l'ultima giornata, quella dell'ultimo sabato. Ora, è stato dato come titolo generale di questi quattro incontri il termine che è tanto sostantivo quanto aggettivo di mistica. E vorrei dirvi come comprendo io questo aggettivo che ho proposto come termine conduttore. La mistica è il calore che passa tra due opposti quando si stringono la mano, il calore che passa tra le due mani quando noi le congiungiamo. La mistica è quindi calore, tepore, quando gli opposti si coniugano, rimanendo opposti. Così ecco l'esempio del respiro che è inalazione ed elazione, espirazione. Questi due movimenti opposti ci regalano la mistica della vita. La luce e la tenebra, nella loro congiunzione, ci regalano i colori. La luce da sola non produce colori. La tenebra da sola non produce colori. La coniugazione della luce e della tenebra. Così la coniugazione del peccato e della virtù. Sempre il Vangelo mi propone questa meditazione. La coniugazione del peccato e della virtù generano la grazia. Il solo bene non produce la grazia. Quando l'amore diventa perdono, abbiamo la grazia. Credo che anche l'immagine di Dio che Gesù ci ha lasciato sia mistica. La forza generatrice del Padre, l'incarnazione storica del Figlio, per poi alitare su tutto lo Spirito. Lo Spirito è l'aspetto mistico di Dio. Ora, questa misticità è a portata di mano, richiede una prima fondamentale disposizione, quella di rimanere ciò che siamo. Nel limite della nostra esistenza, quando il limite si congiunge con l'illimitato, con l'infinito, diventa cammino. L'infinito non è cammino. Il limite non è cammino. Il limite e l'infinito che si danno la mano diventano cammino, esperienze, incontri. La mistica. La vita così com'è, quando gli opposti si danno la mano. Così ora ascolteremo alcune laude medioevali. Anche la tradizione giapponese, io ho vissuto 19 anni in Giappone, ha avuto nel suo medioevo, nella sua prima epoca letteraria, una espressione molto simile alla lauda di Jacopone da Todi, chiamata Chōka, ossia poesia lunga, sull'onda del sentimento, il sentimento che ripete le stesse onde.
Poi ascolteremo le espressioni, in un certo senso opposte, di queste onde lunghe. Il rinfrangersi, una goccia di quella rifrazione dell'onda, lo haiku. In un attimo il tutto, nel tutto ogni attimo. Il segreto di questa congiunzione è il nostro cuore. È il nostro cuore. Siamo tutti mistici, abbiamo tutti la natura mistica. Gli angeli hanno un solo lamento da emettere, di essere perfetti, perché la perfezione da sola produce il partenone simmetrico, ma non produce il cammino asimmetrico. La perfezione e la imperfezione si danno la mano, la mistica di ogni giorno. E ora vorrei che tutti e quanti, con un applauso, esprimessimo a Padre Soletta, qui presente, seduto perché le gambe non lo sostengono più, che è il traduttore, è anzitutto il conoscitore, e poi il traduttore degli haiku e delle poesie giapponesi che ascolteremo. Un italiano può, nel suo intimo, conoscendo un altro popolo e vivendo assieme, trovare quello stesso umore da cui sono sbocciati quei fiori, perché ogni uomo dentro di sé ha la capacità di diventare grande, come grande l'umanità, non solo, ma come grande l'universo intero. Il dialogo tra le religioni non è il confronto accademico, è invece un azzappettare la propria umanità. Finché uno si accorge che nella propria umanità c'è l'umore di ciò che altri fratelli altrove hanno fatto crescere, il dialogo conduce dove? Ad un'umanità più vera, e di questa umanità più vera abbiamo tutti sete. Allora, a Padre Soletta, grazie.
non è facile usare delle parole che cercano di costruire un senso filosofico e storico quando ci sono testimonianze di vita così importanti, perché la parola che può elevarsi tanto, come sentiremo anche oggi, talvolta deve anche saper retrocedere e attendere e farsi silenzio. La mistica è anche questo. E la mistica è anche, io credo, accogliere, entrare in contatto con un respiro che diventa forte come il ruggito di un leone, che diventa un respiro che si fa parola poetica. E oggi sentiremo, abbiamo tra di noi degli attori che faranno sentire la bellezza, la purezza, la vita della parola nella sua massima espressione. E abbiamo anche però il respiro tenue, esile, il respiro che abbiamo quando siamo deboli, quando siamo fragili, quando siamo anziani o quando siamo bambini. Il primo respiro di un bambino è forte ma è anche debole, e l'ultimo respiro che esaliamo è debole ma è anche forte. E io ringrazio quindi Luigi Soletta per la sua testimonianza di vita, per queste parole che ha detto, per il suo lavoro che in ogni istante, in ogni attimo continua a produrre frutto. Ringrazio voi che siete qui oggi, e questa occasione è anche a sua volta un'occasione mistica. Come diceva Padre Luciano, è in questo scambio, in questo incontro di mani, di calori, di respiri, in questa svolta che noi inspirando ed espirando riusciamo a imprimere ogni momento anche nelle nostre vite, quel frammezzo che non possiamo definire tra l'inspirazione e la espirazione. C'è questo vuoto, questo nulla che accoglie e da cui nasce la vita che è respiro appunto nel suo andirivieni. Io oggi vorrei introdurre a voi un po' i temi, gli autori e i tipi di proposte poetiche che ascolteremo. Lo farò anche a partire proprio dal tema generale, da questo incontro tra la poesia e la natura, un incontro mistico tra poesia e natura, due luoghi privilegiati dell'incontro con il divino, con ciò che possiamo chiamare divino, che è uno dei molti nomi che possiamo dare al mistero della vita. L'essere umano non soltanto ha mondo, ma è mondo a sua volta. La natura non è semplicemente qualcosa che sta fuori di noi, che noi possiamo possedere, manipolare, anche se molto spesso purtroppo è intesa solo in questo modo. Ma la natura è ciò che noi siamo. L'essere umano è sempre anche nel cosmo e cosmo esso stesso, in questo rapporto tra due dimensioni che i filosofi chiamano trascendenza e immanenza. Trascendere significa andare oltre, è ciò che sta al di là, ciò che non possiamo toccare, l'invisibile. L'immanente invece è ciò che sta qui, sotto, ora, è ciò che è il grembo da cui noi nasciamo. Ecco, molto spesso ci dimentichiamo o della trascendenza guardando solo all'immanenza, o dell'immanenza pensando a un divino solo trascendente. L'incontro tra le poesie di Oriente e di Occidente ci insegnano, ci ricordano come invece tenere unite, in comunione, queste due dimensioni. Ci ricordano anche che non c'è confronto, come diceva Padre Luciano, ma c'è mutua fecondazione tra le culture. C'è un modo di entrare in relazione che è un fecondarsi reciproco. Nel latino medievale si usavano tre espressioni diverse per esprimere una fede che non è semplicemente una credenza, cioè un'attribuzione di proposizioni determinate che danno un'organizzazione al nostro aprirci al mistero. La fede non ha oggetto,
La fede è questa apertura al mistero della vita che precede ogni formulazione particolare. Questi tre modi nel latino medievale erano credere deum all'accusativo, il complemento oggetto, cioè credere nell'esistenza di Dio. Questo è un modo di incontrare l'esperienza del divino. Oppure anche credere Deo, è un altro caso del latino, un dativo. Si crede a ciò che un essere supremo può avere detto, si ha fiducia in una rivelazione. Ma un terzo modo è credere in Deum, che è un credere non tanto in Dio, nel senso di credere appunto che esista un ente o un essere, ma un'apertura al mistero, un credere, un aprirsi, un avere fiducia, sapendo che si è sempre parte di questa dimensione che non è mai afferrabile, non è un oggetto, ma è ciò a partire da cui la nostra vita si apre. È quel silenzio a partire da cui la parola poetica si declama. Il divino si manifesta in diversi aspetti. Da un punto di vista cosmologico è la natura, da un punto di vista antropologico è l'incontro tra esseri umani, da un punto di vista ontologico, un'altra parola un po' difficile della filosofia, il punto di vista dell'essere delle cose, è la dimensione costitutiva di ogni cosa che accade, di ogni evento, nel suo apparire e nel suo scomparire. L'esperienza di Dio non può essere però monopolizzata. Nessuna religione, nessuna filosofia, nessuna cultura hanno il monopolio di Dio. E l'esperienza di Dio non è appunto un oggetto, è piuttosto, potremmo dire, un'esperienza di nulla, come direbbero i monaci giapponesi dello Zen. Ma è un'esperienza di nulla e in questo senso è l'esperienza più ampia. È un'esperienza che si occasiona in tutte le sue figure, è l'esperienza dell'affetto, dell'amore, dell'arte, di un lavoro fatto bene, di un fiore che sboccia, di uno stormire del vento tra le fronde. Tutte figure, occasioni del divino, che non si limita però in nessuna di esse. Spesso il mondo occidentale ha avuto paura del panteismo, l'idea che si identifichi Dio con il mondo. Dio sarebbe la natura e si perde la dimensione trascendente. Ecco, forse possiamo dire che il panteismo non è rischioso per eccesso, ma per difetto. Non dice abbastanza. Ci dice che Dio è il mondo, sta nelle cose del mondo, ma dobbiamo anche ricordare che Dio non è soltanto nelle cose del mondo, si occasiona in ciascuna di esse, transita in ciascuna delle sue figure, come l'oceano si dà in tutte le sue onde, ma l'oceano non è mai soltanto le sue onde, è qualcosa di più. Le prime poesie che ascolteremo oggi provengono dalla tradizione europea, dalla tradizione italiana. Oggi incontriamo questa esperienza di vita in comunione tra l'Italia e il Giappone. All'inizio del 200, nel 13 secolo, inizia a svilupparsi una nuova forma di espressione poetica. La lingua italiana deve ancora affermarsi come lingua poetica. Si scrive in latino prevalentemente, le poche persone che scrivono scrivono in latino, ma inizia piano piano ad affermarsi il volgare cosiddetto italiano, la lingua parlata dal volgo, dal popolo, e alcuni scrittori iniziano a scrivere in questa lingua. Così come in Giappone, nell'undicesimo secolo, i letterati scrivevano in cinese, la lingua colta, e piano piano però iniziano ad affermarsi delle raccolte poetiche in giapponese. Alcune erano già state composte. Nell'undicesimo secolo una donna compone un romanzo molto lungo, La storia di Genji,
e lo scrive in giapponese. È un'epoca in cui piano piano le lingue locali iniziano a diventare lingue letterarie. Ed è in quest'epoca che si inizia anche a cambiare un po' il modo di intendere la religione. Francesco di Assisi vive tra il 1181 e il 1225-26, e oggi è stato ricordato in questi giorni dal nome che ha assunto il nuovo Papa, ma che appunto continua a far sentire la sua presenza non solo nei testi ma nell'esperienza di vita che ha dato. Francesco è uno di questi scrittori che unisce un'intuizione poetica ad una capacità di composizione formale e si iscrive in questa tradizione delle laude, le lodi. Laudem è l'accusativo nella lingua latina del termine laus, che significa lode. Mi piace ricordare che questo tipo di composizioni si sviluppa insieme ad un altro tipo di composizioni, le albe cosiddette. Composizioni poetiche che mostrano, ritraggono l'ora della separazione degli amanti, quando dopo una notte trascorsa insieme si devono salutare per tornare magari ciascuno alla propria casa. Le albe e le laudi, due incontri d'amore, due incontri di apertura con un'alterità, con un'esperienza che ci fa uscire da noi stessi. Soprattutto negli anni 30, nel 1200, Francesco dà espressione con il Cantico delle creature a questa forma nuova per l'epoca. Più a tardi, dopo pochi decenni, Jacopo Benedetti, un omone che infatti verrà chiamato Jacopone, proveniente da Todi, sarà un'altra delle figure fondamentali del XIII secolo che darà appunto espressione a questo componimento. Componimento che nel corso di un paio di secoli si evolverà anche nelle sacre rappresentazioni. Quindi c'è una trama che continua, si compongono versi, i versi vengono declamati, le declamazioni diventano drammatizzazioni. Sono tutte forme di esperienza, appunto, di un contatto con qualcosa che ci supera, che ci trascende. Inni popolari di lode al Signore. C'è questa idea di un'apertura al popolo che non capisce magari il latino, ma che capisce il dialetto umbro. Francesco scrive in dialetto umbro. Le U finali nella versione originale del Cantico delle Creature è una tipica espressione del dialetto di Assisi. Jacopone, analogamente, compone in un dialetto di Todi simile e in parte diverso da quello di Francesco. Poche caratteristiche segnalo della lauda di Francesco. Ricca di risonanze bibliche. Non è una poesia vera e propria, potremmo dire una prosa poetica. È una prosa con forti assonanze, dimensioni ritmiche. Scritta probabilmente negli ultimi anni di vita, quando Francesco faceva fatica a vedere. Aveva una malattia agli occhi e proprio per questo però emergono tanti riferimenti al visivo, alla brillantezza del sole, al colore del fuoco, alla dimensione brillante dei colori della natura. È una lode delle creature a Dio. Francesco sembra rivolgersi alle creature perché lodino Dio, ma è anche la lode di Francesco alle creature. L'immanenza, la trascendenza, il qui ed ora delle creature e la trascendenza, l'ulteriorità del divino si incontrano. E lode a Dio anche per mezzo delle creature, per la loro bellezza. La bellezza non è qualcosa che distoglie dall'invisibile, ma è ciò che anche ci aiuta a entrare in contatto con esso. La lode di Francesco è una lode anche alla morte. La morte è un'altra forma di incontro, è un'altra forma di esperienza del divino, come l'amore e come la malattia, come la forza e come la fragilità. Ogni occasione della vita può essere incontro, testimonianza, possibilità di accordo con ciò che
ci circonda e da cui noi siamo emersi e in cui ci immergeremo nuovamente. La morte per Francesco è un'accettazione dell'equilibrio della natura, è un modo per entrare in armonia con l'ordine naturale. Io chiedo quindi a Gualtiero Scola di introdurci a questo canto, a questa lode. Ascoltiamo in silenzio la sua declamazione, la sua lettura. Ascoltiamo questa lode di Francesco che proviene da tanto tempo fa, proviene da 800 anni fa, ma che ancora oggi ci dice molto. Ci dice molto in rapporto anche proprio alla dimensione occidentale del soggetto che si esprime nella natura. Poi vedremo come il Giappone invece declina diversamente questa dimensione. E quindi ringrazio intanto Gualtiero per la sua lettura, a voi per l'attenzione. Avete notato la bellezza di questa lingua che si sta formando, una lingua che ha l'eco di altre forme linguistiche, il per che ricorda il par francese, quando Francesco scrive e t'allumini noi per lui, per è un tramite, tramite il sole, grazie
al sole, ci illumini. Vedete queste K sentite nella scrittura? Se poi leggerete questo testo lo troverete, le varie forme che appunto mostrano una lingua in trasformazione, un italiano che si sta facendo. Le lingue sono sempre trasformazione, come le culture. Non c'è una lingua ferma, statica, come non c'è una cultura italiana, francese, giapponese, che non sia sempre in trasformazione. La cultura è sempre movimento, arricchimento, vita, ed è quindi, in quanto vita, incontro fecondo, apertura alla differenza. Adesso ascolteremo un'altra lauda, pochi decenni successiva. Vi accennavo poco fa a Jacopone da Todi, nato come Jacopo Benedetti o Jacopo De Benedetti negli anni 30 del 200. Nasce in una famiglia agiata, è un notabile, un avvocato, un notaio di Todi, che intorno ai 30 anni perde tragicamente la moglie, Vanna, per un incidente domestico, crolla il pavimento della casa e lui si spoglia di tutti gli averi, decide di diventare un frate. Dopo questa esperienza tragica, luttuosa, la sua vita cambia radicalmente e inizia una vita anche in parte di macerazione. Aveva una spiritualità molto forte e in un certo senso anche molto dualistica. Macera, mortifica il proprio corpo per cercare di elevare spiritualmente la propria anima. Il mondo occidentale, molto più del mondo dell'Asia orientale, ha vissuto una tensione dualistica, drammatica, separando il visibile dall'invisibile. Anche se i mistici hanno saputo invece mantenere vivo il fuoco di questa tensione che unisce ciò che noi chiamiamo corpo e ciò che noi chiamiamo anima. Jacopone è una figura che mi è molto simpatica anche per un altro motivo, perché verso gli anni 90 del 200, a circa 60 anni, e sostiene fortemente la candidatura di un altro mistico dell'epoca, Pietro da Morrone, che diventa papa con il nome di Celestino V. Anche di lui si è parlato ultimamente, facendo analogie con altri papi più recenti. Celestino V a un certo punto capisce ben presto che la vita del papa non fa per lui e viene sostituito da Bonifacio VIII, papa molto duro, intransigente, poco spirituale, avversatissimo da Dante e da Jacopone, che invece sperava in una dimensione più spirituale del papato e che attraverso la sua scrittura poetica anche cerca di puntare costantemente l'attenzione, di tendere se stesso e i suoi lettori a questa dimensione legata all'invisibile. Le immagini delle poesie di Jacopone sono spesso forti, talvolta anche grottesche, quando parla della sua dimensione corporea, quando si allena, si abitua a immaginare un corpo che torna a terra, che si decompone e che entra nuovamente nella comunione con la natura. Anche la lingua di Jacopone è una lingua densa, come quella di Francesco, piena di capacità lirica. Si sente che c'è una grande consapevolezza nella composizione poetica, nelle opere di Jacopone. Jacopone passerà dei guai negli ultimi anni della sua vita, sarà incarcerato da Bonifacio VIII e riuscirà a uscire di prigione pochi anni prima di morire. Muore nel 1306, a 70-75 anni, 3 anni prima era uscito di prigione, ma continua anche durante la detenzione a scrivere poesie. Ascoltiamo, grazie a Gualtiero, la laude di Jacopone che è legata alla figura di Maria.
una lauda che ha più voci, è polifonica, ma oggi la ascoltiamo da un'unica voce maschile. Molto spesso anche nelle rappresentazioni medievali uomini rivestivano ruoli femminili, talvolta più avanti donne hanno anche rivestito ruoli maschili. Nella tradizione giapponese del teatro no, tutti i ruoli anticamente erano maschili, erano riservati solo agli uomini che anche interpretavano voci e personaggi femminili. In questa lauda, donna del paradiso, Maria è ai piedi della croce. Maria perde il proprio figlio. E in questa poesia, in questa lode, che è un componimento in cui si loda Dio e al tempo stesso si mostra la drammaticità della vita a cui talvolta Dio ci consegna, a cui talvolta noi siamo consegnati. Si trova anche qui questa capacità mistica di tenere insieme la notte e il giorno e i colori che nascono da questo incontro. Donna del paradiso, lo tuo figliolo è preso, Gesù Cristo beato. Accorre, donne, vivi, che la gente l'allinea. Credo che lo soccide tanto l'ho flagellato. Come essere corria, che non fece follia. Cristo, la spene mia, om l'avesse pigliata. Madonna, ella è traduto, Iuda se l'ha venduto, 30 denari in auto, fatto una gran mercato. Soccorri, Maddalena, iontame addosso pieno, Cristo figlio se mena come è annunziato. Soccorre, donna, aiuta, che al tuo figlio se sputa, e la gente lo muta, o lo dato a Pilato. Non fare e il figlio mio tormentare, che te o te posso mostrare come a torto è accusato. Crucifige, crucifige uomo che se fa regge, secondo la nostra legge contraddice al senato. Prego che mentennate nel mio dolore pensate, forse a mo' voluntate e cui avete pensato. Traian tornina truni che sian suoi compagnoni, le spine sen coroni che regge se clamato. Figlio amoroso giglio, figlio chi dà consiglio al cor me angustiato, figlio occhi occundi, figlio con ombre spundi, figlio perché t'ascondi al petto si battato. Madonna, ecco la croce che la gente la luce, ove la vera luce dei essere levata. O croce, e che farai? Il figlio mio dovrai, e qui ci apponerai, che non hai in sé peccato. Soccorri plena de donne, per tuo figliol se spoglia, la gente par che voglia che sia martirizzata. Sei tolta il vestire, lasciatemi vedere come in crudel virile tutto lo insanguinato. Donna, la mano gli è presa e nella croce è stesa, con un bollone d'offesa, tanto non ci ho ficcato. L'altra mano si prende e nella croce si stende, e lo dolore si accende, che è più moltiplicato. Donna, li pese prendo, e clavellanze a legno, onde io tu rapprendo tutto lo stenodato. Ed io comenzo il corrotto, figlio Romeo de Porto, figlio che metta morto, figlio mio delicato, meglio avririano fatto che il cor m'avesse attratto, che nella croce entrato, stace e scigliato. O mamma, o nei muta, mortal me da feruta,
Cal tuo plagner vestuto, che il velo si è ferrato. Figlio, che ormai ho vinto, figlio, che te marrito, figlio, chi t'ha ferito, figlio, chi t'ha spogliato. Ma perché te l'hai? Voglio che tu rimani, che serve nei compagni che il mondo hai conquistato. Figlio, questo non dire, voglio teco morire. Non me voglio partire finché non ne scendiamo. Cuna ian sepoltura, figlio di mamma scura, trovarsi alla frantura, ma te figlio avvocato. Mamma, col cuore afflitto, entro le mante metto. Dei anni me ho eletto, sia tuo figlio appellato. Io anni, esco me amati, tolgo e incaricate. Aginne pietà, cal cor sia curato. Figlio, l'alma tescita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossecato, figlio bianco e vermiglio, figlio senza semiglio, figlio lui a cui mi appiglio, figlio pur mai lassato, figlio bianco e biondo, figlio volto io conto, figlio perché dal mondo, figlio così sprezzato, figlio dolce piacente, figlio della dolente, figlio a te la gente malamente trattato. Io anni, figlio novello, morto sei tuo fratello, ora sento il coltello un po' profilizzato, che morga figlio e madre di morte ferrate, trovarsi braccia cate, ma che figlio piccato. Mi piace lasciare delle pause tra le voci, pause in cui si può assaporare anche il silenzio, un silenzio che è appunto il luogo da cui emerge la voce, un silenzio che al tempo stesso è anche già sempre pieno, quasi brulicante di altre voci, le voci umane che sono nella piazza, le voci interiori che ci attraversano, i suoni dei nostri corpi, i battiti del cuore, il silenzioso crescere delle unghie, dei capelli, tutto è suono a partire da uno sfondo che non possiamo dire. Nel momento in cui lo diciamo, quello sfondo retrocede di un passo. Questo è anche un po' un senso nel nostro cammino, cercare di tendere un po' più in là e quel più in là al tempo stesso già è qui, perché ci avvolge da sempre. Possiamo fare il giro del mondo per cercarlo e in realtà lo ritroviamo sempre sotto di noi, dentro di noi, ma è un dentro che è anche un fuori, contraddizione impossibile da sciogliere da un punto di vista concettuale. È una contraddizione che forse bisogna invece saper accogliere. E questa capacità di farsi incontro alla natura, usando le parole, ma senza fissarsi in esse, è appunto qualcosa che la poesia ci aiuta a capire, ci aiuta a esercitare. Non dobbiamo essere poeti. Ciascuno ha il suo compito di diventare ciò che è. Come dice un aneddoto ebraico, il giorno in cui noi ci troveremo faccia a faccia con Dio, Dio non ci chiederà perché non sei diventato Mosè, ci chiederà perché non sei diventato Marcello, perché non sei diventato tu. E se lo sei diventato, allora qui sta la tua santità.
diventare se stessi non credo sia necessariamente avere successo, anzi, si diventa se stessi con tutti gli inciampi, con tutti gli errori. Noi siamo noi quando cadiamo e non solo quando ci rialziamo. Siamo noi quando non riusciamo a capire e non solo quando comprendiamo. E quindi noi offriamo questo alla vita. Offriamo noi con tutte le nostre disillusioni, mancanze, cadute di sogni, cadute di stile. Anche queste sono piccole pietre che edificano la nostra immagine. È un'immagine che appunto è luogo anch'essa di un transito, di una parola, di uno spirito, di un soffio che passa. Nella tradizione giapponese la poesia ha una lunghissima pratica. Lo haiku è una delle sue forme. È una forma che è stata riconosciuta in un certo senso a posteriori. La teorizzazione dello haiku come forma compiuta, come espressione da annoverare, diciamo, anche nelle antologie, compare soprattutto alla fine del 1800, ma in realtà l'esperienza degli haiku, della scrittura, della composizione degli haiku è precedente. Nasce, per così dire, dalla condensazione di componimenti più lunghi. Nel 1300, nel 1400, i letterati giapponesi amavano trovarsi e comporre insieme poesie. Renga venivano chiamati. Composizioni quasi concatenate, in cui ciascuno contribuiva con alcuni versi ad una poesia lunga, complessiva, l'unione di più voci. A un certo punto, però, alcuni poeti iniziano a costruire delle piccole poesie, dei frammenti che sono già totalità, come diceva Padre Luciano. Tre versi, questa è la specificità dello haiku, tre semplici versi di 5, 7 e 5 sillabe. Molto brevi, 17 sillabe in tutto, che però esprimono non tanto il soggetto, non tanto una storia umana, come invece abbiamo sentito nelle laudi occidentali, europee, italiane, la storia dell'uomo che incontra la natura. L'Occidente ha cercato di parlare di questo, di esprimere questo. Il Giappone invece mostra un incontro con una natura che passa attraverso il soggetto, ma che non lo fa diventare protagonista. È il soggetto che si fonde con la natura, che si riconosce in essa, sciogliendosi in essa. Non che ci sia negazione, avvilimento, annichilimento del soggetto, ma c'è ascolto. Lo haiku è la registrazione di un evento senza soggetto privilegiato. È la descrizione di un incontro e di un passaggio tra il poeta che scrive e la natura che accade. È il poeta che si riconosce evento della natura tra gli altri, senza uno statuto privilegiato, senza la volontà di diventare protagonista, di essere al centro della natura, ma circolando, respirando con essa. In giapponese c'è una parola, ki, che significa soffio, respiro, energia, vitalità, atmosfera. È questo chi che circola negli haiku, è questo chi che il poeta deve saper respirare, senza trattenerlo, ma anche senza disperderlo. La poesia è un modo per rilanciare questa energia vitale, questo soffio, questo respiro. Lo haiku emerge da un vuoto e si immerge in questo vuoto. Altra grande parola della tradizione giapponese che noi occidentali spesso facciamo fatica a intendere. Mu, nulla, assenza, vacuità, apertura, è un modo, è un carattere.
Ce n'è un altro, Ku o Sora, che significa vuoto come apertura. È la volta celeste, è il cielo anche, ma è un cielo che avvolge, è un avvolgente questo vuoto. Non è il non essere della tradizione occidentale che si contrappone a un essere. Non è un'assenza che si contrappone a una presenza. È piuttosto una dinamica tra assenza e presenza. È quel luogo infinito, ineffabile, che non si può afferrare con le parole, che permette all'assenza e alla presenza di dialogare, di incontrarsi, di generare le forme. Dobbiamo quindi cercare di andare oltre il dualismo, la dicotomia, la differenza netta a cui un certo tipo di tradizione in Occidente ci ha abituato. Assenza, presenza, essere, non essere, anima, corpo. Queste dimensioni sono in realtà sempre circolazioni, sono nomi che dicono aspetti diversi di un'unica dimensione respiratoria. La metafora della respirazione, della circolazione, è importantissima nel mondo giapponese, proprio perché ci dice questa dinamica della vita. Lo haiku quindi aiuta a riconoscere il vuoto soggettivo, il vuoto del soggetto. E anche qui non significa che il soggetto semplicemente non sia, ma significa che il soggetto si apre, si fa vuoto come un contenitore capace di contenere qualcosa. È famosa anche la metafora dell'incontro tra il maestro e il discepolo ansioso di imparare, che però si presenta con una tazza piena, e il maestro dice: se sei pieno non puoi contenere, devi svuotarti per accogliere. Ma è anche vero che la tazza permette di dissetarci se viene anche riempita. Non può essere né sempre piena né sempre vuota. Ecco il movimento, ecco il respiro. I nostri polmoni che si riempiono e si sgonfiano. Il nostro cuore che nella sistole e nella diastole pulsa e permette al sangue di circolare, alla vita di continuare a fluire. Vuoto del soggetto quindi è la capacità di aprirsi all'incontro con la natura. E il vuoto della natura è a sua volta un modo per dire la genuinità di essa. La natura è vuota non perché sia poco importante, non perché non ci sia, ma perché spontaneamente accade. È vuota perché come le mani aperte si dà. Ecco il senso, o uno dei sensi molteplici della parola giapponese, della sapienza della lingua giapponese, quando dice natura. Anche qui uno dei modi per dire natura, shizen, che si legge anche jinen, due modi per leggere due caratteri. Così da sé. Accadere spontaneamente. Darsi, offrirsi senza trattenere. I filosofi amano lavorare molto sulle parole, talvolta ci si perdono, ma talvolta anche ci si ritrova, assaporando il gusto delle parole. Shizen diventa, nella pronuncia che fa propria il mondo del buddismo zen, jinen, una capacità di entrare in contatto appunto con questa spontaneità che si apre, che si offre, che si accade, che accade e si dà. Il vuoto quindi è la condizione di possibilità per l'emergere dei fenomeni, è quello sfondo che appunto non posso circoscrivere, non posso afferrare, ma da cui posso attingere infinitamente, nel quale posso riconoscermi, perché vedo in questo vuoto una apertura e una contrazione. Il mondo è come un grande mantice che si espande e si contrae, che pulsa, che vive. Lo haiku è quindi una forma, è un modo per mettere in figura questo vuoto, senza fissarlo, senza essere protagonista che si impone, ma essendo invece luogo attraverso cui, appunto,
una poesia si fa. La poesia si fa attraverso il poeta. Non è il poeta che compone la poesia. Sembra un gioco di parole, ma cambia completamente la prospettiva. Il poeta che si fa il luogo di un accadimento artistico. Si concentra e si rarefà questa energia. La meditazione è una meditazione senza oggetto, come lo zazen, come la preghiera forse anche, nei momenti più alti. Una preghiera che diventa appunto capacità di fluire con le cose, di entrare in contatto con questo soffio vitale che ci avvolge. La scrittura poetica giapponese è una scrittura allusiva, pochi tratti, poche pennellate, potremmo dire, per schizzare un mondo. Da un piccolo particolare, da un microcosmo, il tutto che si apre, che si dà. Non c'è bisogno di descrizioni minute, non c'è bisogno di un io che si fa avanti, ma c'è invece questa occasione che permette un incontro reciproco del poeta e della natura. La natura che appunto non è altra dal divino, pur non essendo soltanto divina, eppur non essendo divino soltanto natura. Cioè questa capacità di mostrare una simbiosi positiva, feconda, produttiva, che non elimina le differenze, ma supera la separazione. Il mistero di questo incontro è testimoniato da alcuni poeti. Ne ascolteremo tre. Matsuo Basho è il primo e il più famoso di una serie di poeti che danno onore, danno lustro a questo tipo di componimenti. Matsuo nasce con il nome di Munefusa. Matsuo è il cognome. Munefusa è uno dei nomi che da piccolo gli vengono attribuiti. Nella tradizione giapponese molto spesso gli artisti cambiano nome più volte nel corso della propria vita, a testimoniare soglie di passaggio, esperienze nuove e diverse. Inizia la sua carriera, lui nato in una famiglia appartenente all'ordine dei guerrieri, dei samurai, di livello medio, di medio rango. Intorno ai 20 anni è servitore di un signore feudale, ma ben presto, dopo la morte di questo suo amato signore, si stanca, si distacca da questa vita e diventa un monaco zen. Diventa un monaco e si dedica alla composizione di poesie. Siamo nella seconda metà del 1600. Matsuo nasce nel 1644 e muore circa 50 anni. Inizia a essere circondato da allievi, la sua arte lo fa amare e apprezzare da molti giovani discepoli, uno dei quali gli regala un albero di banane, Basho, da qui il nome. Matsuo Basho diventerà famoso soprattutto appunto con questo appellativo che si era dato, a testimoniare la fragilità, perché il banano non sarebbe proprio adatto a fiorire e a prosperare nel clima del Giappone. Non è così caldo, il Giappone è un po' come l'Italia e i banani prosperano di più a climi un po' più caldi, mentre nella zona mediana del Giappone, dove viveva e viaggiava soprattutto Basho, il banano diventa appunto da un lato l'occasione per mostrarsi fragile, esposto agli eventi della vita, ed è anche un modo un po' ironico per parlare di sé come di un poeta poco utile. Molto spesso gli artisti amano anche questa dimensione di inutilità, che invece chi ama la produttività molto spesso imputa come difetto. Ecco, il banano in una zona poco calda è fragile e forse poco utile come un poeta, sembra dire Basho. Ma lui, che riesce a esprimere il vuoto che accoglie gli eventi nei suoi haiku, non fa il vuoto intorno a sé, anzi diventa appunto punto di riferimento,
luogo di incontro di tanti discepoli. E insieme ai suoi discepoli fonda tre diversi eremi, tre diversi luoghi, che uno a uno purtroppo vengono anche abbattuti o rovinati dalle intemperie. Li chiama con il suo nome Bashō-an, luoghi di Bashō. Ma al tempo stesso non si ferma mai, viaggia molto, è inquieto, è vagabondo Bashō. Alcuni anche, vista la sua grande capacità di camminare, pensavano che fosse un ninja, una spia, un guerriero sotto mentite spoglie che per il Giappone carpiva segreti e scopriva informazioni utili. Ma questo suo camminare in realtà era un suo entrare appunto in comunione con tante cose della vita, descrivendole, scrivendole, cantandole. Bashō è colui che porta lo haiku alla sua forma più compiuta per primo. È una forma intrisa di zen anche. Attraverso gli haiku di Bashō noi entriamo in contatto con la spiritualità dello zen, con questa capacità appunto di vivere nella natura. Non c'è nulla che puoi vedere, scrive Bashō in uno dei suoi diari, che non sia un fiore. Non c'è nulla che puoi pensare che non sia la luna. Tutto è fiore, tutto è luna che si specchia nell'acqua. Molto spesso le nostre acque sono torbide e fanno fatica a riflettere la luce della luna, ma la luna è sempre lì, che non aspetta altro che di essere riflessa, potremmo dire. E ogni fiore, anche quelli che cadono, i petali di ciliegio tanto amati dai giapponesi, che sfioriscono presto dopo la fioritura, sono lì per essere contemplati. In Bashō respira il profumo di questi fiori. Verso l'epoca un po' più matura della sua vita, non lunga, un po' acciaccato, Bashō incontra il suo maestro Bucciò, che gli chiede: come te la passi? Bashō fa una pausa, guarda intorno a sé e dice: dopo le recenti piogge è cresciuto abbastanza muschio. Questa è la risposta. È piovuto parecchio nell'ultimo mese anche qui, quindi forse io, che non amo molto il freddo e che aspetto sempre il caldo, posso imparare questo da Bashō: vedere il muschio e sentirsi crescere con il muschio. Anche questo è divino, anche questo è mistero della vita. Allora adesso ascoltiamo alcune poesie di Bashō e le ascoltiamo in una sequenza stagionale. Una delle caratteristiche degli haiku è la presenza di una paroletta che si chiama kigo in giapponese, una paroletta che indica l'appartenere di quella poesia ad una stagione particolare. È contestuale, è contingente la poesia. Non è distaccata dalla vita, ma si incarna in una stagione. Una paroletta piccola che ci indica che la poesia è una poesia composta in primavera, o in estate, o in autunno, o in inverno. La neve, la luna notturna, spesso al kigo per l'autunno, il frinire delle cicale, molto spesso è il kigo per l'estate, oppure la pioggia primaverile. Queste poesie appunto sono poesie in cui, come dicevo, non c'è un soggetto che si fa avanti, ma il soggetto recede, fa un passo indietro, è in contatto con la natura, è natura. Un'espressione della tradizione cristiana dice: extra ecclesia nulla salus, fuori, al di fuori della chiesa non c'è salute e non c'è salvezza. Con gli haiku potremmo dire: è vero, ma l'ecclesia, la chiesa, è tutto il mondo, è tutto l'universo. Nella chiesa c'è questo filo d'erba, c'è questo refolo di vento, c'è il granello di polvere che mi infastidisce l'occhio, e c'è anche il genio che scopre qualcosa, c'è l'artista
che mi mostra come vedere la natura con occhi nuovi. C'è il compositore che mi fa ascoltare suoni inauditi. Tutto è ecclesia e in tutte queste cose c'è la salvezza. Ascoltiamo allora dalla voce di nostri due amici, Masaki Yasuo e Luna Pizzo, queste poesie. Le ascoltiamo in giapponese, in lingua originale, e in versione italiana. Di nuovo ringrazio Padre Soletta per le sue traduzioni. La traduzione è una delle forme forse più alte di etica che ci è data. Etica come incontro con l'altro, come capacità di entrare in dialogo con l'altro, assaporarne la voce nella sua lingua e al tempo stesso permettere che quella voce si espanda anche in altre lingue e giunga ad altre persone. Haru. Primavera. Yamajikite nani yara yukashi sumire sou. Sul sentiero di montagna scopo un non so che di grazioso, un fiore di violetta. Kutabirete yado karu koro ya fuji no hana. Affaticato, mentre cerco albergo, mi scopro sotto i fiori di glicine. Yuku haru ya tori naki uo no me wa namida. Oh, primavera che se ne va. Gli uccelli cantano. Negli occhi dei pesci. Lacrime. Natsu. Estate. Aratoto, aoba wakaba no hi no hikari. Ah, che aria sacra. Le fronde verdi nuove riflettono la luce del sole. Shizuke sa ya iwa ni shimi iru semi no koe. Silenzio. Penetra la roccia. Il canto delle cicale. Kiyotaki ya nami ni chirikomu ao matsuba. Sulla corrente limpida di Kyotaki cadono e si immergono i verdi api di pino. Aki. Tori no tomari keri aki no kure. Un corpo si è poggiato sul ramo spoglio. Tramonto d'autunno.
霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き。Fitta nebbia, invisibile e pur suggestivo, il fuggiamo oggi. Lan no kaya, chou no tsubasa ni takimono su. Il profumo dell'orchidea penetra come incenso le ali di una farfalla. Fuyu. Inferno. Lo no koe nami o utte. Harawata koru, yoru ya namida. Suono del remo che batte le onde, si gelano le viscere nella notte di lacrime. Sake nomeba. 糸の寝られぬ 夜の雪 Bevendo sake mi sveglio sempre più e guardo cadere la neve nella notte. Tabini ande, yume wa kare no o kake meguru. Ammalato mi viaggio, il mio sogno corre ancora qua e là, nei campi spogli. Il secondo poeta che ascoltiamo vive circa un secolo e mezzo più tardi. Ryokan nasce con il nome di Yamamoto Eizo. Yamamoto è un cognome molto diffuso in Giappone. La radice moto della montagna, Yama. Nasce da un capovillaggio in una provincia del nord molto nevosa, ma entra ben presto in monastero e Eizo sente presto una sorta di chiamata, di vocazione. Entra in un monastero zen e non vuole nessun aiuto da parte dei genitori, che sarebbero stati anche disposti a dargli un po' di soldi, un po' di sostentamento, ma lui inizia a sentire questa vocazione per la scrittura, per il ritiro, per una vita introiettata, che però non è una vita solo separata, è una vita che, guardando dentro di sé, sapendo entrare in contatto con la propria dimensione interiore, al tempo stesso si apre all'esterno, coglie il profumo di ciò che lo circonda. Assume il nome di Ryokan, cuore ampio. Come monaco della scuola Zen,
di tradizione Soto, una delle due principali, insieme alla Rinzai. La vita di Ryokan è una vita in parte di peregrinazioni, ma soprattutto di legame con un eremo, con un luogo in cui lui appunto si dedica alla meditazione, alla calligrafia, all'arte della scrittura, all'arte della composizione di poesie. Ryokan è uno dei monaci, delle figure più amate in Giappone, ancora oggi viene spesso ricordato. I giapponesi lo considerano un po' appunto il San Francesco giapponese, potremmo dire, oppure potremmo considerare Ryokan e San Francesco giapponese, i giapponesi considerare San Francesco il Ryokan italiano. C'è questa vicinanza tra due figure legata a una vita semplice, a una vita umile, ma a una vita anche attiva nella sua semplicità. Una vita in cui meditazione, contemplazione e capacità di trasformare il mondo con la propria presenza non sono in contraddizione, ma comunicano. Anche qui un dualismo che molto spesso noi siamo abituati a dare per scontato. O si contempla o si agisce, o si medita o si produce, o si prega o si fa e si trasforma il mondo. E invece queste figure ci mostrano l'intima unione di queste dimensioni. C'è un altro tratto che accomuna Francesco e Ryokan, che è un'amicizia. È un rapporto affettivo. Francesco era amico di Chiara. Ryokan era amico di una giovane monaca, Teishin, e soprattutto negli ultimi anni di vita. Ryokan muore abbastanza anziano per l'epoca, soprattutto circa 73 anni, vive tra 1758 e 1831. E negli ultimi anni della sua vita, affaticato, infragilito, debole, con alcuni problemi anche di deambulazione, viene aiutato da questa giovane monaca, con la quale ha un rapporto anche molto scherzoso. Ridono insieme, si divertono, fanno battute, scherzano, si scrivono anche, e scrivono poesie. Una di queste poesie, che ascoltiamo ora, è dedicata da Ryokan proprio alla sua giovane amica Teishin. È una poesia piena di sentimento, si mostra anche nella sua tenerezza questo anziano monaco che desidera stare insieme a un'amica che allieta le sue ore, che ama la compagnia, che è monaco, monos significa uno, solo, ma che questa unità non impedisce di vivere la comunione, di essere in relazione. Il monaco è colui che fa della sua singolarità l'apertura alla pluralità, che sente la relazione come costitutiva dell'identità. E Ryokan vive in questo rapporto vitale, in cui c'è questo scambio tra il maschile e il femminile, tra l'età avanzata e l'età più giovane, tra modi diversi di allietare il mondo, di vedere il mondo, di dipingere il mondo, un incontro appunto di persone. Ascoltiamo allora questa poesia di Ryokan dedicata alla sua amica Teishin. Teishin. Rugiada sui fiori di loto. Yume no yo ni katsu madoro mite yume o mata kataru mo yume mo sore ga mani mani. Ogni giorno sogniamo in un mondo di sogno,
ancora sogni. Raccontiamo liberamente. Kimi ya wasuru, michi ya kakururu kono koro wa, matedo kurasedo otozure no naki. Mi hai dimenticato? O hai smarrito la strada? In questi giorni ho aspettato invano la tua visita. Tenga shita ni mitsuru tama yori kogane yori 春の初めの君が訪れ。Più dell'oro e delle perle che riempiono il mondo è per me la tua visita in questo inizio di primavera. 白田への衣で寒しい秋の夜の月中空に澄み渡るかも。Le mani fredde nella veste bianca in questa notte d'autunno. La luna risplende nel limpido del cielo. Mi o stete, yo o sku hito mo masu mono o, kusa no iori ni hima motomu to wa. C'è chi dà la vita per salvare gli altri. Come potrei stare in ozio nella mia capanna? Uta ya yoman, temari ya tsukan, noni ya den, kokoro hitotsu o sadame kane tsumu. Leggere poesie, giocare la copana, camminare di prato. Com'è difficile raccogliere questo mio cuore in una cosa sola. Musashino no 草葉の露の流らえて流らえ発る身にしあらねば。 Questa è stata l'ultima poesia scritta da Ryokan. La chiusa sembra triste, ma forse da intendere in maniera non lontana anche dalla lauda di Francesco. La morte
è un altro incontro. Certo, non c'è una dimensione illusoria o idilliaca. Anche il mondo giapponese piange lacrime quando alcune forme ci abbandonano. Non si è semplicemente incapaci o distaccati al punto da non sentire anche il dolore di una partenza, che sia prematura o che sia giunta a tempo debito. Ma nelle lacrime, nel dolore, c'è anche un senso altro, un senso diverso. Ryokan, vedete, combina l'attesa, la malinconia, la gioia, la tristezza, la bellezza e la fragilità. C'è l'ansia di attendere Teishin, c'è il piacere e la bellezza di sentirla vicina, c'è il senso dell'impermanenza che è legata alla bellezza, non è ostacolo, ma è nell'impermanenza che si dà la bellezza, non nonostante, ma grazie al flusso delle cose. Ogni cosa vive. Grazie al flusso e al processo della natura, ogni pensiero, ogni valore, ogni sentimento ha un suo ciclo. Il fiore è bello perché nasce, sboccia, sfiorisce, appassisce, cade, diventa di nuovo terra e la terra produce nuovo frutto. In questo senso anche l'opera di un altro poeta, il terzo che ascoltiamo questa sera, ci mostra questo impasto che è la nostra vita di tristezza, di difficoltà e di gioia e di apertura. Kobayashi Yataro, questo è il nome, Kobayashi, piccola foresta, che si dà poi nome d'arte Issa, un tè, una tazza di tè. Nasce 250 anni fa. Mi piace rammemorare un po' questa ricorrenza. Nasce nel 1763 e muore non particolarmente anziano, a 65 anni, nel 1828, dopo una vita che veramente si è sudato, potremmo dire, una vita difficile. Resta orfano di madre a 3 anni, il padre lo lascia alla nonna, non lo abbandona ma si risposa, avrà un altro figlio, un fratellastro per Issa, con cui intratterrà dei rapporti. A 14 anni perde anche la nonna e il padre gli suggerisce di andare a cercare lavoro a Edo, l'antica Tokyo. Dai 14 ai 29 anni lavora, non si sa bene come, ma inizia a scrivere poesie, si mantiene, inizia a costruire la sua via nel mondo. Continua a scrivere e compone tantissime poesie, pare circa 20.000 in tutta la sua vita. Anche lui un po' vagabondo, un po' ramingo, si sposa in età avanzata, intorno ai 60 anni. Si sposa con Yao, una donna molto amata, anche se per pochi anni, perché poco dopo, quando lei era incinta, la casa in cui abitavano crolla per un incendio e dopo pochi mesi si ammala Issa. Muore a 65 anni poco prima di veder nascere la sua bambina. In tutta questa vita Issa scrive poesie che celebrano la bellezza del vivere. Ci sono poesie anche dolenti, ci sono poesie malinconiche, ci sono poesie in cui Issa fa sentire la propria solitudine. Ma la maggior parte delle poesie comunicano il piacere di essere immersi in questo mistero. È come se Issa avesse imparato a temperarsi
a integrarsi, a forgiarsi come un gong. E qualunque colpo un gong riceve, quel gong risuona e trasmette le vibrazioni armoniche. Qualunque colpo. Questo è difficile. Imparare ad essere come un gong che risuona qualunque sia il colpo che riceve. Ci sono colpi buoni, colpi fortunati, colpi belli, ma ci sono anche colpi maldestri, i colpi un po' truffaldini e colpi tragici della sorte. Ma ogni colpo è un colpo. Ogni respiro è un respiro. E quindi la poesia di Kobayashi sembra cercare di suggerire questo anche. Imparare a respirare così come siamo, sapendo anche che non tutti i respiri saranno i respiri più forti che noi vorremmo sempre poter trasmettere. Questa è la povertà anche di cui parlava Meister Eckhart, un mistico contemporaneo di Dante, un mistico tedesco, che parlava della povertà di spirito come di questa capacità di saperci poveri anche nel nostro voler essere poveri. Essere veramente poveri significa che non sappiamo sempre accettare la nostra fragilità e che vorremmo essere più forti di quello che siamo e che vorremmo essere più bravi di quello che siamo e che vorremmo affascinare i nostri amici, far innamorare le nostre mogli o i nostri mariti, che vorremmo affascinare i nostri discepoli, toccare i cuori dei fedeli che ascoltano le nostre prediche. E invece non sempre ce la facciamo. Questa è la povertà e questa è la santità, dice Eckhart. Non essere così bravi da toccare sempre tutti i cuori, ma saperci così poveri da non riuscirci tante volte. Essere così poveri che talvolta i nostri versi non vengono così bene, che talvolta i nostri quadri non sono così belli, che talvolta le nostre interpretazioni non sono quelle che noi vorremmo come attori riuscire a impersonare, che le nostre preghiere tante volte sono dettate solo dalla speranza di ottenere qualcosa. Nella poesia di Kobayashi Issa io sento questo, e ascoltiamo quindi queste poesie, ascoltiamo Mondo di Rugiada. Tsuyu in giapponese è la rugiada che, come sappiamo, lascia le tracce sulle foglie, piccole gocce che testimoniano della brina che si è sciolta o del freddo notturno che lascia piano piano spazio al tepore del mattino. La rugiada che è molto impermanente, che sparisce, che evapora, che scivola via dalle foglie, ma che al tempo stesso disseta quelle foglie, fa brillare gli steli d'erba e diventa un luogo appunto di incontro con questo mistero che è la vita che va e che viene e che va. Tsuyu no yo. Mondo di rugiada. Kuno shabaya sakura ga sakeba saita tote. Mondo di sofferenza. Eppure i ciliegi sono in fiore. Hana no tsuki Noto chimpunkan no ukiyo kana. Luna e fiori.
incomprensibile questo mondo. Yononaka no hana no tsuki o kichūfu da. In questo mondo, luna e fiori, e il viso di lutto. Hatsuyuki ya, sore wa yo ni aru hito no koto. La prima neve, così passa l'uomo in questo mondo. Tsuyu no yo no tsuki no naka ni te kenka kana? Mondo di rugiada. In mezzo alla rugiada, tante guerre. Sumi no hi ya toshi no heru no mo ano tori. Carbone che brucia. Anche gli anni passano. Così. Chou ga tonde waga mi no chiri no tagui kana. Vola una farfalla. Sono anch'io come polvere. Hasu no ha ni kono yo no tsuyu wa magari keri. Persino nel mondo, la rugiada di questo mondo è inquinata. Tsuyu no tama, tsumande mitaru, warabe kana. Perla di rugiada, raccolta dal bambino. Hasu no hana, sukoshi magaru no ukiyo kana. Fiore di loto, un po' inquinato, come in questo mondo. Tsuyu no yo wa, tsuyu no yo nagara, sari nagara. Il mondo di rugiada è un mondo di rugiada. Eppure... Prima della chiusura, che verrà così, il saluto di Alberto Moro, tre ore fa Yasuo era tutto impolverato, perché stiamo togliendo l'intonaco vecchio di una scantinato e lo facciamo noi, ma dalle 9:30, dalle 9 alle 10:15 abbiamo fatto un'ora abbondante di meditazione e di ascolto del Vangelo. Luna è in attesa del secondo bimbo.
Gualtiero non ha potuto venire giovedì scorso, la sera, alle 8-9 di sera, abbiamo fatto le prove, perché sua moglie non era ancora ritornata dal lavoro, fino alle 10 non ha potuto tornare e lui aveva un bambino piccolo da accudire. Grazie. Dunque, contrariamente a quello che avevo detto, purtroppo il tempo per le domande non c'è, però questo non vieta chi magari vuole fermarsi un attimo a chiedere qualche cosa ai protagonisti dell'incontro, naturalmente sono a disposizione poi per approfondire, per rispondere a quelle che sono le domande personali. Per terminare desidero invitarvi al prossimo incontro, a mani vuote cercare camminando, appunto sarà il 13 di aprile, sempre qui negli stessi orari. E gli interventi saranno quelli di Luciano Mazzoni, che parlerà della visione cosmoteandrica, poi ci sarà una testimonianza di padre Luciano Mazzocchi sulla grande figura di Raimond Panikkar e poi un ospite gradito, molto gradito e speciale, che è un artista giapponese che vive da tantissimi anni a Milano, che è Azuma Kenjiro, uno scultore che tra l'altro appunto avrà anche il piacere di esporre una sua opera qui in questo luogo, che racconterà la sua storia, che per chi non la conosce sicuramente è una storia molto interessante, profonda, e racconterà anche appunto il suo percorso artistico legato a una profonda spiritualità. Nel salutarvi vi invito, per chi lo desidera, c'è una scatola delle offerte, perché naturalmente chi desidera aiutare appunto questa iniziativa, sostenere questa iniziativa, lo può fare con un'offerta naturalmente libera, così che appunto queste iniziative possano moltiplicarsi e andare avanti, perché la nostra epoca ha bisogno di riflessione, di profondità, e quindi speriamo ancora di potervi offrire tanti di questi eventi, così da condividere insieme. Grazie a tutti.